Ciao ragazzi, benvenuto a un nuovo video. Oggi voglio parlare di Allegri e della partita di ieri sera, ragazzi. Però prima di partire vorrei ringraziare tutti quelli che mi stanno seguendo. Ragazzi, continuate a sostenermi con i vostri like, con i vostri commenti, con le vostre condivisioni, l'iscrizione al canale, sia vostri che i vostri amici. Ragazzi, qui sotto trovate sempre, ripeto, lo sticker. Super grazie per le donazioni al canale. Sapete che io porto sempre nuovi contenuti. Allora, ragazzi, parliamo. Partiamo ovviamente dalla partita di ieri sera, Inter-Juventus finita 1-0. Diciamo un risultato bugiardo perché l'Inter meritava di più, però io dico sempre che vince chi la butta dentro. Poi se hai 8.000 occasioni, non la butti dentro, non hai, la squadra avversaria ne ha una, segna e vince chi ha fatto più gol. Non è questo il caso da ieri sera, perché ieri sera ha fatto tutto l'Inter, la Juventus non ha fatto niente, soprattutto nel primo tempo. La Juventus ha fatto un tiro in porta. Penso sia tanto, penso quel tiro a due all'ora di Vlahovic sul passaggio di Chiesa nel secondo tempo, se no nel primo tempo, ragazzi, io non ricordo parate di Sommer. Se Sommer non c'era in porta, ieri era uguale perché dalle sue parti non è arrivata nessuna palla dalla parte della squadra juventina. Allora, parliamo del primo tempo, ho detto che voglio parlare di Allegri perché Allegri è ora che si prenda le sue responsabilità. Sapete il mio pensiero che ho su Allegri? Io l'ho sempre ringraziato, sempre a volte anche sostenuto, perché soprattutto quest'anno la Juventus sembra avere una marcia diversa, una marcia in più, sembra essere più convinta sulla partita, partite che molto probabilmente lo scorso anno l'avremmo persa, e quest'anno invece, bene o male, ragazzi, se siamo lì ancora al secondo posto. Dopo quattro partite del girone di ritorno, se non sbaglio, questa è la quarta, se non sbaglio, terza o quarta, comunque vuol dire che qualcosa la Juventus ha fatto, quindi vuol dire che qualcosa del lavoro di Allegri e del suo staff si è visto. Però quello che voglio dire io è che dopo la partita di ieri c'è qualcosa da dire, ok? Altri tifosi già lo dicevano prima, però soprattutto è che Allegri si ostina a far giocare i suoi pupilli. Di maestro De Sciglio non c'è perché sta fuori, perché si è rotto l'anno scorso, se no De Sciglio qualche partita quest'anno l'avrebbe giocata sicuramente. E lui, oltre a bene, che giustamente McKennie gioca, perché io penso che sia il giocatore migliore quest'anno della Juventus per prestazioni continuative, lui si ostina a far giocare regista, per loro grossa, a Locatelli. Ok? Locatelli, molta gente dice, ma Locatelli è la partita, si è dato da fare. Vabbè, ragazzi, i giocatori che si danno da fare, a me non mi interessa niente, perché poi quando tu hai la palla tra i piedi e sbagli i passaggi, io me ne fotto che ci metti la grinta. Perché se tu hai la grinta ma non hai tecniche per giocare da calciatore, non serve a niente. Ieri, ragazzi, Locatelli. Una partita fondamentale come la partita di ieri. Un giocatore come Locatelli, che non ha una tecnica di passare la palla ai attaccanti, non serve a niente. Poi ieri, ragazzi, faceva tutti i passaggi in orizzontale. Questo sarà anche un problema di Allegri, sì. Però se tu sei un giocatore di calcio, e qui si vede la differenza tra un giocatore di calcio che ha tecnica e un giocatore di calcio normale, ok? Se fosse un giocatore di calcio, tu dovresti anche fottere quello che dice il tuo allenatore, ok? E quindi fai il gioco per vincere la partita. Invece, oltre che non sei un giocatore di calcio, oltre che Allegri lo mette in campo perché è il suo pupillo, e si vede questa roba qua, mettete insieme le due cose e poi viene fuori la partita di sera. Che ieri sera un altro non ha fatto un passaggio che sia un passaggio. Un passaggio che sia un passaggio o a Yildiz o a Vlahovic. Faceva tutti i passaggi in orizzontale, ragazzi. Quindi io, giocatore come lui, non lo voglio vedere più in campo. Io lo dico sempre. Ieri Kostić ha fatto qualcosa in più. Kostić ieri, qualcosa in più l'ha fatto ieri Kostić. Però è anche lì che Allegri si ostina a far giocare Kostić. Quando sei sotto 1-0 e vedi che Kostić comunque ha provato sì a tirare, ha provato a fare cose, non ce la fa, metti subito Ealing, non fare il cambio di Ealing all'82esimo. È qui che si vede poi, perché poi il brutto di Allegri è che lui comunque rimane sulle sue convinzioni.
Non prende mai un suggerimento da qualcuno. Anzi, lui vuole far vedere che dice che io faccio come dico io e alla fine ho ragione io. Fino adesso ti è andato bene, perché abbiamo perso soltanto col Sassuolo. E poi il 4-2, molte partite le avevamo vinte, diciamo, a culo, però eravamo secondi in classifica. Comunque chi è avanti comanda. Tolto l'Inter, è avanti ad altre squadre, comanda. Però dopo vedi la partita come ieri sera, contro una squadra forte, tecnicamente forte, con giocatori ottimi, perché il centrocampo interista ieri, ragazzi, ha sovrastato il centrocampo juventino. Ok? Con Barella, con Mkhitaryan, vediamo anche Darmian, ragazzi, giocatori di centrocampo, ragazzi, Di Marco, io metto tutto il centrocampo, perché Di Marco non è un difensore per me. Quindi, ragazzi, sono giocatori che poi ti sovrastano. Poi davanti, quando hai Thuram e soprattutto Lautaro, che Lautaro ti fa girare a vuoto, ragazzi, poi ecco che la difesa va in palla, soprattutto ieri Gatti, perché l'unico errore che ha fatto la difesa juventina è stato quello lì, diciamo, oltre dopo più secondo, però nel primo tempo l'unico errore che ha fatto la Juventus, che era nel suo momento, diciamo, migliore tra virgolette, prende quel gol, l'autogol, e poi lì vai giù psicologicamente, e se di fronte hai una squadra avversaria molto più forte di te, la partita è difficile che riesci a pareggiare. Infatti ieri, ripeto, nella partita c'è stato soltanto un tiro. Poi anche Yildiz, poverino, è giovane, ha 18 anni. Tu non lo puoi far fare il gioco che faceva Dybala l'anno scorso, gli altri anni con, non, no, scusa, gli altri anni quando stava la Juventus, che viene a centrocampo a prendersi la palla. Ma lì, molto probabilmente per me, è anche lui, forse intelligente, che viene a prendersi la palla, dice: perché se non vengo a prendermi la palla io, non me la passa nessuno. Dice: perché il gioco che ha la Juventus, il gioco di Allegri, non mi consente di stare avanti o stare largo per che le palle mi arrivino. Ok? Quindi io ripeto, Allegri deve prendersi le sue responsabilità. Basta andare in conferenza stampa, che io lo so che lo fa per proteggere la squadra, però tu, se tu ammetti anche le tue problemi, dici: ieri ho sbagliato io, ok? Dici: l'Inter è più forte di noi, in centrocampo è quello che è, ho messo i giocatori forse sbagliati, forse ho fatto male anche fare i cambi nel secondo tempo. Ok, forse un po' più umile. Ok, allora forse la gente avrebbe un pensiero diverso su di te. Ma siccome poi tu sai che mai la maggior parte dei tifosi juventini ti vuole fuori dalla Juventus da 2 anni, ok? E poi tu fai queste interviste qua, fai queste prestazioni qua, soprattutto contro l'Inter, capisci che poi alla fine chi ti vuole fuori dalla Juventus non ha poi così torto, ok? Quindi io voglio che tu prenda le tue responsabilità, sappi che Locatelli non può fare tutte le partite, Locatelli soprattutto non può giocare alla Juventus, soprattutto Locatelli non può essere un regista della squadra. Adesso abbiamo preso Alcaraz, ok, che ieri ha fatto entrare un minuto dalla fine. Dagli più tempo, dagli più spazio, mettilo a posto Locatelli e forse un miglioramento ce lo potremo avere. Poi metti Ealing al posto di Kostic, ok? E forse la squadra un pochino può migliorare. Se noi vogliamo rimanere attaccati all'Inter al secondo posto, che mai, ragazzi, l'Inter lo scudetto l'ha vinto perché aveva un punto sopra di noi. Con la vittoria di ieri era da 4 punti, poi con lo scontro diretto sono 5 punti e una partita in meno. Quindi da 4 punti può andare a 7 punti di distacco, che poi, ripeto, con lo scontro diretto diventano 8 punti, e 8 punti, ragazzi, nelle ultime 14 partite non so quanto possa essere recuperati. E adesso dobbiamo stare anche attenti alla Juve, al Milan, perché il Milan è a 4 punti da noi, ok? Da che eravamo attaccati all'Inter a un punto, eravamo lì lì, tenevamo il Milan a 7 punti, ora abbiamo 4 punti dalla terza e 7 punti virtuali dalla prima, ragazzi. Ok? Quindi ora ci vuole testa, Giuntoli si faccia sentire con Allegri, ci metti i giocatori giusti in campo, perché la partita di ieri è stata veramente da parte della Juventus brutta, ok?
È ora che ci mettiamo in testa che la Juventus è la Juventus e deve vincere le partite, deve far paura a tutte le squadre. Quando va in campo, sia in casa che fuori casa, deve partire sempre con l'1-0 in testa. Ovvero che siamo più forti noi. Ma mentalmente deve pensare che partiamo sotto dall'1-0 per poi per andare a segnare e recuperare la partita. Ok? Dobbiamo essere mentalità forte. Siamo più forti di tutte le altre squadre. Ok? Però anche Allegri è ora che mette i giocatori giusti nelle sue posizioni. Perché poi, da che avevamo una minima possibilità di forse vincere lo scudetto, ma minima, ragazzi, un 1%. Adesso rischiare di arrivare anche forse terzi, perché il Milan ha 4 punti. Se facciamo queste prestazioni qua, poi le gioie che avevamo in questo periodo finiscono tutte. Quindi, mentalità vincente, giocatori giusti, fuori Locatelli e Allegri, prenditi le tue responsabilità. Fino alla fine, ragazzi, forza Juventus, mettete tanti like, commentate, condividete, iscrivetevi, fate iscrivere. E qui sotto, ragazzi, c'è, ripeto, sticker super, grazie per le donazioni al canale. Fino alla fine, forza Juventus, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.